Tutti benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi giro una delle tipologie per me preferite, ovvero i prodotti finiti del mese. Questo è uno dei video più soddisfacenti, secondo me, per vedere appunto che quello che compriamo finisce, per dare delle recensioni il più possibile dettagliate, per far sì che insomma un prodotto finito lo si conosce bene. Quindi per chi si affaccia all'acquisto di uno di questi prodotti sa perlomeno le caratteristiche. Allora, che cosa abbiamo qui? Abbiamo un reparto skincare, un reparto makeup e una piccolissima cosa per i capelli. Direi di partire quindi con il reparto skincare. Per quanto riguarda la skincare, ho finito due struccanti e voi direte come hai fatto in un mese solo a finirne due, perché io ne tengo sempre uno, diciamo al piano di sotto dove faccio la mia solita skincare, e uno invece vicino alla postazione make-up per correggere a volte se faccio degli errori, per, non lo so, magari cambiare rossetto, per togliere gli swatches che faccio sulle mani, insomma, per diverse ragioni. Ovviamente erano già a metà durante il mese di settembre, li ho finiti però a fine settembre e quindi sono questi due. Questo ve l'ho detto in mille video, mi piace da morire, quello di Garnier, questo è il formato maxi, lo adoro, strucca tutto e mi piace tanto. Altrettanto buono è questo qui della Biolis ed è all'argan, al 98% ingredienti naturali, super delicato, forse un potere struccante inferiore a quella di Garnier, però sempre ottimo per chi soffre di pelle super delicata che si arrossa subito e magari pizzicano anche gli occhi con qualsiasi cosa. Questo è super 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 delicato, quindi consigliatissimo. Ho finito tre tonici perché anche qui c'è una motivazione. Allora, il primo è di Kiko, è un tonico che si chiama Pure Clean Toner. Questo qui appunto adatto a tutti i tipi di pelle per il viso, 200 ml di prodotto. Questo prodotto non mi è piaciuto, non mi è piaciuto perché adesso non ho controllato se all'interno ci sia o meno alcol, però io lo sentivo tanto, pizzicava sulla pelle pur decantando il fatto che fosse delicato, e devo dire che non è un tonico che mi ha fatto impazzire, per questo ci ho messo veramente tanto a finirlo. E non è un tonico consigliato. Consigliatissimo invece è questo di Mario Badescu, sono famosissimi i facial spray con aloe, tè verde e cetriolo. Questo mi è piaciuto tanto. Per intenderci, è quello che ha il liquido verde, per parlarci proprio così. Io ho il kit, quindi ho sia quello viola che quello rosso. Ho utilizzato tutta estate questo. Sono 118 ml, lo spruzzavo, questo mi piace tantissimo spruzzarlo, sia per rinfrescare il viso, sia come tonico, super rinfrescante, decongestionante della pelle, quindi veramente un ottimo prodotto se cercate un tonico. Adesso devo dire, quelli a spruzzo mi piacciono un po' di meno perché, diciamo, con la stagione autunno-invernale, non lo so, una cosa fresca sul viso mi dà magari un pochino più fastidio e non ne sento la necessità. Ho finito anche questo tonico che ovviamente mi sono portata in viaggio, sia in Puglia che per altri spostamenti, qualche weekend che ho fatto al mare, piccolino, e quindi l'ho finito molto in fretta. Ho finito anche queste due maschere di Primark. Una è la smoothing con appunto niacinamide, apricot, quindi albicocca e basta. Una maschera appunto in tessuto, stessa cosa in tessuto anche questa, che invece idratante con acido ialuronico. Queste ce le siamo fatte il giorno prima del matrimonio.
se vi va di andare a vedere il video dove Matteo fa da testimone per due nostri carissimi amici, lo trovate insomma nei video passati. Comunque un matrimonio che c'è stato a settembre, quindi l'abbiamo utilizzato il giorno prima e la pelle era davvero super idratata, la mia, per appunto preparata e super preparata per il make-up del giorno dopo, che è durato da mattina a sera, e quella di Matteo era veramente molto luminosa, quindi approvate, a soli 90 centesimi sono prodotti molto validi. Finito con il beauty, passiamo super veloce con un prodotto per i capelli, che è questo termoprotettore di Vella, che ho presi anni fa dal mio ex parrucchiere. Devo dire che anche questo bifasico non è male, ma c'è di meglio anche a meno per quanto mi riguarda. Quindi sicuramente protegge il capello, da quello che vedo non è neanche il livello più alto tra le protezioni, perché arriva fino a 4 e questo è un 2, perde da qualche parte, ha un buco, non riesco a capire dove caspiterina sia, e quindi molto prodotto me l'ha perso già lui, quindi non l'ho effettivamente utilizzato tutto, ma appunto non so se si vede che sgocciola. Ecco, sul mio letto, tra l'altro, quindi questo lo gettiamo subito. Ecco, ok. E vi dicevo, secondo me c'è di meglio anche a prezzi inferiori. Passiamo al make-up. Ah, mi sono scordata due cose che in realtà le metto nel make-up, ma potrebbero rientrare tranquillamente, anzi, forse rientrano di più nel beauty, diciamo, nella skincare, che sono due sieri. Ho finito questo, che è un siero di Revolution super illuminante, bellissimo pre-trucco. L'ho utilizzato più che altro come siero pre-trucco. Questo è il Super Fruit Extract e ha appunto antiossidanti e vitamine. Questo qua. Veramente olografico come il pack, quindi super luminoso. L'ho trovato un'ottima base trucco, anche perché essendo un siero si asciuga molto velocemente, e quindi anche questo è un prodotto che mi è piaciuto, che vi consiglio e che ricomprerò. L'altro siero è questo, in realtà ne ho finito più di uno durante l'estate. Questo è il siero di Essence ed è all'ananas, il profumo è buonissimo, è al 97% di ingredienti naturali ed è meraviglioso. Se lo trovate, prendetelo. Io a volte lo utilizzavo anche al posto della crema per avere un effetto sia idratato che luminoso. Questo lo vedo più come prodotto da proprio cura della pelle, da skincare, quindi da skincare serale mattutina, non tanto come pre-trucco, anche se è ottimo come pre-trucco. Lo vedevo più proprio come un prodotto che agiva sulla pelle, che andava a idratare. E a volte, ripeto, essendo molto caldo in estate, lo utilizzavo al posto della crema ed è sempre stato top per il prezzo e per l'effettiva funzionalità del prodotto. Mi sento di stra consigliarvelo. Poi ho utilizzato e ho finito questo primer di Essence della linea You Better Work, che dovrebbe essere un primer a prova di palestra, perché la linea era quella appunto a tema make-up in palestra. Non l'ho utilizzato ovviamente per allenarmi, quindi in quel caso non vi so dire se funzioni o no, però l'ho utilizzato d'estate e devo dire che faceva il suo lavoro. Era azzurrino, quindi andava leggermente a fare un po' di color correction. Sapete che il verde e l'azzurro più o meno fungono lo stesso principio nella color correction. E aveva pure un SPF 20. Devo dire, ottimo prodotto, ovviamente una collezione limitata. So che ogni tanto si possono ancora trovare online, quindi io ve lo mostro perché magari si può trovare, e devo dire che è un ottimo prodotto. Poi ho finito ben tre fondotinta. Se
settembre è veramente un mese dove si finiscono un sacco di cose. Allora, il primo è quello di Kiko, questo è il Dolce Diva Fresh Feel Foundation con SPF 30, mi è piaciuto tanto, buonissima coprenza, ottimo davvero la resistenza, l'ho utilizzato per ben due make up di due matrimoni ed è durato fino a sera, l'ho struccato, è rimasto dove l'avevo messo, questa colorazione era la 06. E l'avevo preso anche tra l'altro con lo sconto. Il fatto che ci fosse la protezione solare, top, questo l'ho messo anche nei preferiti dell'estate. Ho finito il Fit Me di Maybelline, colorazione 110, per diciamo nel periodo che va da agosto, settembre, io perdo tutta la mia abbronzatura, difatti sono già cadaverica. E quindi questo qui che è chiaro, mi serviva per andare a uniformare e a trovare la colorazione giusta degli altri fondotinta che iniziavano ad essere un po' scuretti. E devo dire che è un fondotinta, questo l'ho preso anche in tonalità più scure, l'ho utilizzato d'estate, mi piace tantissimo, è uno secondo me dei fondotinta più buoni per l'estate che si possa trovare, perché dura tutto il giorno. Perché dico per l'estate? Perché d'estate si suda, si ha caldo, quindi un fondotinta deve avere i controcavoli e in questo caso devo dire che questo ce l'ha. È anche un fondotinta appunto poreless e matte per pelli da normali a grasse, quindi appunto trattiene molto il sebo e non va a lucidare, quindi ottimo prodotto. Mi è piaciuta anche abbastanza questa, so se si vede qualcosa, è di Kiko ed è un Waterproof Fluid Foundation, anche questo SPF 30, Unexpected Paradise, questo l'ho utilizzato sia a inizio estate, dove ero bianchiccia, e sia a fine estate, cioè appunto verso fine settembre, l'ho utilizzato un fondotinta molto leggero, questa è la tonalità più chiara, quindi anche abbastanza chiaro, molto leggero, 25 ml di prodotto, l'ho trovato in sconto quindi l'ho preso, per andare a lavoro perfetto, profumazione molto molto gradevole, che gli altri due non è che abbiano sto gran profumo, questo molto gradevole. E se vi capita, non è un cattivo prodotto, ma secondo me non si trova già più perché era di una collezione un po' vecchia. Poi ho finito di Revolution la Baking Powder Lace, anche questo ottimo prodotto, mi piace tanto, fissa bene, ci sta. L'unica cosa è un po' difficile da utilizzare, perché se prelevate il prodotto per un pennellino grande, per un pennellino piccolo ci sta, per uno grande, cioè il coperchio è veramente piccolo, quindi è da rivedere un po' il pack perché non è molto comodo, però per il resto ottima cipria. Passiamo alle matite, ho finito due matite, una classica Black Fever Long Lasting appunto di Essence Waterproof. Mi piace tantissimo questa matita, è automatica e fa un nero che a me piace, non mi dà fastidio all'occhio, si sfuma anche per fare degli smokey e per fare l'eyeliner, ottimo prodotto, quindi consigliatissimo, ne ho già anche acquistate altre due. E poi matita per sopracciglia, questa è la mia preferita, sempre Essence Super Last 24 ore, questa qui è waterproof, ha dietro sia il suo pennellino sia il temperino per fare la punta. Io non utilizzo né l'uno né l'altro perché mi trovo molto bene già con la punta che ha, adesso non si vede perché appunto l'ho finita. Le ho disegnate anche oggi con una tonalità un po' più scura di questa. Questa è la 20 Brown, l'altra che ho usato non mi ricordo quale sia, comunque un po' più scura. Questa mi piace tanto, questa colorazione per l'estate, dove voglio accentuare il biondo del capello utilizzando una matita per sopracciglia un po' più chiara.
Infine ho terminato, lo vedete tutto sporco, ma ahimè gli eyeliner hanno sempre questa fine, il Super Last sempre di Essence Deep Black, durata 18 ore e devo dire che anche questo ha lavorato molto bene, un eyeliner nero, un eyeliner con questo pennellino molto flessibile, faccio vedere, ecco qui. Super flessibile e quindi dovete stare un pochino attente, ma vi fa delle righe veramente super fini e super precise e dura tanto, quindi top. Questi erano i prodotti finiti del mese di settembre. Come sempre io continuo a collezionare cose e a tenermi tutti quelli che finisco in modo da farveli vedere nei prossimi video. Intanto noi ci salutiamo. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!